Allora, Francesca, tante cose preparate in questo, diciamo, tuo buffet abbondante. Ed ecco, ora siamo arrivati ai dolci. Anche lì, diciamo, hai esagerato. Allora, vedo delizie. Allora, prima di far vedere come definisci il cannolo, il cannolicchio, come si dice da noi, ecco, che cos'è questo dolce? Allora, questo qua è un rotolo fatto con pan di Spagna, Sì. con dentro una crema fatta con mascarpone e fragole. Prima ho preparato le fragole con lo zucchero e il limone, quindi ho fatto fare uno sciroppo in modo da poi creare questa crema con mascarpone, fragole e panna montata fresca. Ho arrotolato il pan di Spagna e Sì. E poi l'ho decorato con una granella di pistacchio e altre fragole. qui invece questi altri Dunque, questi dolcetti sono, che vedo. sembrerebbero vignè, in Sì. realtà sono degli amaretti morbidi con una crema di mascarpone senza uovo, fatta solo con mascarpone e caffè in polvere. E ho messo un po' di latte condensato per dare un po' di dolce senza aggiungere altro zucchero. E poi ho decorato con una Con nocciola, la un nocciola. altro. E adesso passiamo ai nostri cannoli. E allora, qua ci sono già quelli pronti. Volevo vedere che ne definivi uno davanti ai nostri occhi e magari ci spiegavi come preparate e condite la ricotta. Allora, la ricotta dovrebbe essere almeno come facciamo noi, per essere una ricetta originale, la ricotta di pecora. Io l'ho cercata qui, vi ricordo che sono a Brescia, quindi ho Sì. trovato io la ricotta mista, quindi pecora e mucca. Sì. Comunque ciò non toglie nulla al sapore perché l'importante è saperla lavorare, quindi fare una crema, quindi Vedo abbastanza cremoso, sì, è tenuto. esatto, perché comunque bisogna frullare la ricotta con lo zucchero in modo che diventi così sottile, fine, che non ci siano grumi. Poi ho messo le gocce di cioccolato Sì. fondente e un po' di cannella. Perfetto. Dopo, questa è l'arancia candita, che non può Sì. mancare nel cannolo La siciliano. metti sia da un lato che dall'altro. Alcuni mettono anche le granelle di nocciola o di pistacchio per decorare. Io avevo l'arancia candita e ho usato l'arancia candita. Perfetto, allora ne definiamo un altro e poi c'è la spolverata Di zucchero a velo. di zucchero a velo. E così la Sicilia è È servita, eh? servita e devo dire la verità, i cannolicchi siciliani sono Devo dire deliziosi. che comunque a Brescia quando li offro sono veramente contenti, è una Sì. specialità che è apprezzata tantissimo. Io li riempio molto alla casalinga col cucchiaino, qualcuno usa la Ma guarda, saccoccia, la l'importante è il siringa. risultato finale. Allora Esatto. aggiungiamo. Perfetto. E ora la spolveratina di zucchero. E poi possiamo ritenerci soddisfatti perché anche con i dolci hai colpito Fresh in Cucina. Okay. Grazie, grazie Grazie veramente. a te.